Benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram. Trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso un profilo. Come avete visto dalla copertina e letto anche dal titolo, oggi vi dirò le mie tre ricette preferite per le colazioni. E inoltre trovate la ricetta dei pancake e del burro d'arachidi sul mio Instagram, vi lascerò da qualche parte l'icona del telefono. E niente, buona visione! 1, 2, 3, in questa prima ricetta vi dirò come fare dei pancake proteici. Io utilizzo la farina d'avena, però credo che ogni farina vada bene. E in questo caso io ho utilizzato 250 ml di albume perché dovevo toglierlo di mezzo, diciamo. Però la ricetta base ne dice 100 ml. Di solito ne vengono tipo 12 pancake. Poi dovete montare l'albume a neve, il che vuol dire che quando girate la ciotola l'albume non deve cadere. Dovrebbe essere così la consistenza. Poi setacciate la farina e la mescolate con dei movimenti dal basso verso l'alto, un po' come fate con le frittate, possiamo dire, e continuate fino a quando non finirà la farina. Diciamo che l'impasto dovrebbe essere così. Poi prendete la vostra padella antiaderente oppure per crepes e la scaldate un po' a fiamma alta. Quando sarà pronta, abbassate la fiamma a fiamma media o bassa, dipende da voi, e mettete un po' di olio per evitare che i pancake si attacchino alla padella. Io per fare pancake utilizzo un mestolo piccolino e cerco di farli quasi tutti della stessa dimensione, però ovviamente questo dipende un po' da voi. Non credo ve lo debba dire io, però dovete girare il pancake quando vedete che ci sono abbastanza bollicine sulla parte che vedete. Cioè, funziona un po' così. Comunque, se ve lo state chiedendo, a me sono venuti 25 pancake, ma come vi ho detto, le dosi erano un po' sballate. Io li mangio con la banana o con della fragola, i semi di chia e delle mandorle tritate o il cocco tritato. Qui c'era anche del cioccolato perché era avanzato all'uovo di Pasqua e quindi volevo finirlo. Diciamo che la seconda non è proprio una ricetta perché dovete scaldare il pane e mettere sopra qualsiasi cosa volete mangiare, però l'ho inclusa in questo video perché di solito la mattina mi faccio una di queste tre cose che state vedendo adesso. Io ho messo il burro d'arachidi che ho fatto in casa e trovate ricetta anche su Instagram, le fragole, i semi di chia, il cioccolato sempre dell'uovo di Pasqua e le mandorle tritate. Allora, questa è la terza e ultima ricetta e vi dirò come fare di nuovo delle crepe proteiche, sempre con la farina d'avena. Però credo che anche se cambiate la farina non cambi niente fondamentalmente. E premetto che non sono una pro a fare le crepes, perché non ne faccio tante. Però è buona, ve lo assicuro. È molto dolce, se utilizzate la farina d'avena è molto dolce. Comunque, dovete mischiare insieme un uovo intero o l'albume e il latte. Poi, come sempre, setacciate la farina fino a quando non sarà finita la farina che vi serve. E io qui ho tostato tutto, lasciate perdere.
Poi come sempre scaldate la padella antiaderente a fiamma alta, poi la abbassate e mettete l'olio per non far attaccare la crepe. E usate questo cosetto, questo stand di spatola, non lo so, per fare la crepe rotonda. E niente, quando vedete che si iniziano a staccare i bordi, oppure con la spatola, andate lì e si staccano e dovete girare la crepe. Dico la verità, la crepe l'hanno girata altri che sono venuti in mio soccorso perché io non sono capace. Comunque non era bruciata la crepe, è l'effetto che ho messo sul video che la fa sembrare così scura, ma in realtà non lo era. E poi continuate fino a quando non finirà l'impasto, come sempre. Dovrebbero venire due crepe grandi, questo dipende anche dalla grandezza della padella. Io le ho mangiate col burro d'arachidi, con i semi di chia e la banana. Allora, rieccomi per l'outro e vi volevo dire che forse ve ne siete già accorti, ma ho cambiato l'orario quando posto i video, perché penso che la domenica a mezzogiorno stiate tutte mangiando o state per mangiare, cose del genere. State per mettervi a tavola, quindi non avete il tempo di guardarlo, proprio dimenticate tutto. Quindi forse farò un sondaggio su Instagram, su qualche video, non lo so. Quindi tenetevi aggiornate, vi chiederò quale ora preferite. E niente, come sempre seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il profilo. Iscrivetevi, attivate la campanella così saprete quando posterò un nuovo video. E niente, ci vediamo domenica prossima.